Il profumo intimo e il profumo che lascia la scia per me vuol dire, prima di tutto non è detto che sia un profumo fatto bene, Sacrosanto. e poi sei maleducato, Sacrosanto. che la giornalista americana che sa di vagina, dopo aver fatto sesso. Non vorrei dire che non ho molta esperienza. Parma tanti geni, Verdi, Toscanini, Bob Bertolucci, e Sì. adesso c'è un altro genio che è nato a Parma, c'è moi. Divina. Quindi c'è posto per tutti, però certi devono andare a vendere alla saga della porchetta. Oppure tornare a fare quello che facevano prima, probabilmente, di fare profumi. Ma Che questi sono facevano le dettagli zoccole. impossibili. Questo sarà, penso, è l'intro dell'intervista. Oggi sarò il vostro ficcanaso e vi porterò con me a conoscere una delle artiste olfattive più rappresentative della nostra nazione. Tratteremo insieme una miriade di argomenti legati al mondo dei profumi con Hilde Soliani. Potente ed abilissima creatrice che con le sue scelte innovative ha contribuito a rivoluzionare il mondo del profumo moderno. Oddio, adesso faccio cadere tutto. È partito lì? Non vi resta che godervi quest'ora di intervista spaziale. Intro. Welcome to il nuovo format Nasodani che si chiama il Ficcanaso. Vado in giro a ficcare il naso nelle case dei creatori, degli artisti, delle artiste olfattive. E non me lo copiate come avete fatto con altri vari format, perché non è soltanto per un fatto legale di plagio, ma è anche perché pende una gravissima maledizione egizia su di voi e sui vostri figli, Io ti sappiatelo. avrei risposto, però mi sono limitata. Mentre facevo questa simpaticissima intro, sentivate molto probabilmente ridacchiare sotto, perché qua a fianco a me c'è l'ospite che vi presenterò a breve, perché ho l'onore di presentarvi una delle creatrici di profumi artistici più importanti d'Italia, riconosciuta moltissimo anche all'estero, lo vedremo dopo perché qua c'è tutta la stampa col Times, una cosa pazzesca, ma non è solo una creatrice di profumi, perché è un'artista olfattiva che si è impegnata anche a creare degli eventi legati all'olfatto e delle collezioni mirate ad unire il mondo della gastronomia, del cibo, il mondo del teatro col mondo del profumo. Vedete già le sue manine creative che si muovono? Monella. Eccola, ve la presento, è lei, l'avevate già riconosciuta, dai ragazzi, lo sapevate benissimo. Con le mie due parole di presentazione, Hilde Soliani, benvenuta su Nasodani, ci fa No, pure rima. grazie a te di essere venuto a casa mia e di fare una cosa folle, stile, non so cosa ne uscirà, perché unire la mia follia Con la alla mia? tua è un Ah, disastro. verrà qualcosa di molto razionale, magari, cioè a No, non livello. Vedremo, credo. vedremo. Grazie per avermi invitato qui a casa tua. Noi siamo appunto a casa di Hilde adesso. Ho una sfilza di domande da farti. Sei pronta? Allora, io ho un numero porta fortuna che è l'11. Decidi tu se farne di più o di meno. Sarebbero di più, però facciamo quelle che Ne riusciamo a fare. uniamo. Io partirei subito proprio tranchant così. Anzi, no, Tranchant è il mio partirei. nome. Io, come? Tranchant è il mio secondo Ecco, nome. Miss Tranchant è il tuo, uno dei profumi più venduti della tua linea. Ce ne vuoi parlare direttamente? Tra un po', però, perché Tra vorrei un po'. che prima tu raccontassi a chi ci ascolta, ai nostri amici nasodanini, da dove arrivi, cioè dove nasce esattamente, qual è il punto nella tua vita che ti ha detto io desidero creare dei profumi? Cosa è successo? In che momento? Beh, allora io saluto tutti, scusate stamattina ho la voce un po' bassa, fa più chic. Allora, la nonna, la madre di mia madre, che è nata a Colorno, quindi in provincia di Parma, creava già dopo la guerra i profumi per l'aristocrazia parmense. E siccome i miei erano impegnati sul lavoro, io passavo i pomeriggi a casa della nonna e ho imparato a usare il naso, a riconoscere gli odori dei fiori, delle erbe, del suor, perché la nonna faceva proprio, creava l'essenza pura, cosa che adesso è impossibile farsi perché sappiamo le Con l'ifra, quantiglie, ecco. poi le quantità necessarie, eccetera, Anche. non si può più. Per me era un gioco, poi li ho sempre fatti, ho viaggiato molto per lavoro, per studio, per divertimento e cercavo sempre, come cercavo in ogni, quando decido di andare in un posto, se vado per lavoro dico ok, vado, però ci deve essere un ristorante o un negozio che vende articoli generi alimentari di altissimo livello, una profumeria o un essenziere, perché secondo me ce l'ho nel DNA, quindi.
è sempre stato una passione, un modo di vivere, fa parte della mia qualità della vita. Del processo creativo tuo, cioè tu sei questo, sei questa forma di creatività. Ma ancora arriviamo dopo a questa forma di creatività. Per me quello lì era una passione, un passatempo, un gioco, eccetera. Okay. Poi a 40 anni mi sono stancata, io vengo dal mondo, ho fatto per 20 anni la consulente di marketing internazionale, mi sono stancata di viaggi, meeting, riunioni, perché ho una vita meravigliosa, però... È stancante dopo un po', ne so no, qualcosa, stancante, insomma, non cioè, provavo fisicamente, più, però... Fisicamente cioè, sì, perché poi si invecchia, ma sai, la cosa più che mi dava fastidio è che io amo provare sempre emozioni nuove, e mi ero stancata, cioè, le persone che incontravo erano diverse, ma i problemi da risolvere in azienda erano gli stessi, mi sono rotta le scatole, ho detto, mi prendo l'anno sabbatico, cos'è successo? Mi dedico alle mie passioni. La passione è stato il teatro, quindi ho fatto 10 anni la performance di teatro di ricerca. Mitico. Poi, cosa è successo? Facevi i profumi, poi quando ho deciso che il profumo dipingo nei momenti... Dipingi, ho visto anche dei quadri qua, poi li metteremo magari in sovraimpressione. Io ho dipinto come autodidatta due fasi importanti della mia vita, sempre nei momenti bui. Uno, non lo sto a raccontare, l'altro quando è morto mio padre 22 anni fa. E lì proprio mi è uscita quest'anima creativa ed ha coinciso con la voglia di creare profumi. Quando ho capito che i miei profumi piacevano non solo agli amici ma anche al popolo, ho detto qui è ora che li faccia conoscere. Io siccome ho abitato e sono cresciuto professionale in Nord America, li ho lanciati in Nord America. L'Italia è un paese che no come, ne parliamo dopo. C'è tante robe da dire teoricamente. Ora, quando ho visto che io sono pazza e tutto, però quando decido di fare una cosa deve essere fatta se possibile alla perfezione, sì, a livello professionale, sì. Quindi ho detto o è carne o è pesce, se decidi di farlo ho bussato alle porte 10 maestri. Ecco, proprio qui volevo arrivare anche, se ci vuoi fare qualche nome della tua formazione, prima mi hai detto 2 o 3 nomi che proprio ho detto wow. Allora io i 2 o 3 nomi che ti ho detto non li vorrei ripetere per non fare invidia, però ci terrei a farne uno soprattutto perché loro mi hanno sempre detto ti stiamo aiutando, ti abbiamo insegnato tante cose, ma la cosa che le idee folle sono tue. E loro si sono sentiti giovani. Uno di questi è Enrico Scartezzini, da scuola Givaudan, che purtroppo ci ha lasciato qualche settimana, 2 mesi fa, e mi hanno lasciato in eredità, il divulgare la profumeria vera. Perché il problema è che questi maestri sono gelosi del loro know-how. Il loro know-how soprattutto è. La creazione è giusto che sia protetta. Ma cioè, abbiamo bisogno di maestri, di gente che ti dica come si fa un vero profumo. Quindi poi c'è un'altra signora che è italo-francese, anche lei viene dalla scuola Givaudan, quindi nei miei profumi si sentono queste differenze di scuola, eccetera. Io li ringrazierò a vita perché grazie a loro a 40 anni sono riuscita in poco tempo a arrivare dove magari da sola avrei impiegato più tempo sicuramente. Qua vedo una rivista che tu avevi spulciato tra le tue numerose riviste, questo è New York Times Magazine. Sì, un giornale. È un giornaletto qualunque proprio. E qua abbiamo lei, Hilde, in mega pagina con il tuo sguardo artistico. Com'è che ti sei definita tu prima? Hai detto una serie di aggettivi che ho detto volo. Io sono una. Visionaria. No, peggio. Cosa no, ho detto? Tipo. Oddio, com'è che era? Peggio, cioè era molto più cosa tagliente, cioè tipo sono un astro, no, non è una... Ah no, io ho detto che sono possiamo dire bipolare senza offendere chi soffre di queste del disturbo, certo. Del disturbo. Nel senso che io posso essere tanto gentile, carina e generosa quanto stronza inside. Volo, decolliamo. Però sempre con classe. Sempre con classe. Esattamente questo articolo cosa... Perché questo articolo è stato... la ragazza che ha scritto, è una scrittrice, è la critica letteraria del New York Times. Rimase incinta ed era preoccupata perché dice non sento più gli odori e i profumi. Non capiva se era il COVID. Anosmia o se era perché era la gravidanza. Allora un suo carissimo amico è andato, gli ha detto ti accompagno io da Lucky Sense, che è stata la prima persona in America a credere in me,
ti porto a sentire dei profumi particolari e vediamo quello che succede. Lei ha sentito subito Mr. Anshan, che questo in America sta spopolando ormai da 4 anni, okay. Che è burro e ostrica. Lei l'ha sentito, ha detto oddio che schifo, sa di sesso. Che cazzo, lo cercano tutti. Pardon, e dopo però... mezz'ora ha detto voglio andare subito a trovare questa signora. Quindi questo è successo fine novembre. Fortissimo. I primi di dicembre mi scrive, mi fa sono a Parma, a gennaio vengo giù per lei, voglio stare con lei 2 giorni. Io ho detto perché 2 giorni mi sembrano un po' tanti. Voglio andare in tutti i posti dove lei si è ispirata a fare i profumi, perché secondo me uno dei punti di forza dei miei profumi, sai che adesso è di moda lo storytelling, ma le storie che sono dietro ai miei profumi sono nascono, vere. Sì, nascono prima poi soprattutto del profumo. Sono proprio immagino. Il mio vissuto, quindi sì. l'ho portato. Non sono una cosa appiccicata per vendere, cioè non il è tuo marketing. Profumo nasce dalla storia, giusto? Confermi? Beh, io faccio i profumi per me stessa, sperando che piacciono agli altri, perché sono tutte trasformazioni emotive reali trasformate in emozioni liquide. Sì. Good. Der Spiegel. Esatto. Pure qui. Wie Medizin die das Innere stimuliert. Che la medicina è quello che ci stimola interiormente. Allora, la giornalista del New York Times si è concentrata soprattutto sulle mie emozioni, ha voluto visitare, capire perché un posto, non so, un caseificio piuttosto che un museo, un teatro, mi ispirava a creare profumi. Invece questo articolo vira di più su come il nostro cervello reagisce al momento in cui tu spruzzi un profumo. Noi sappiamo che il profumo ha un potere di revocare i ricordi. Ed è il senso più potente, teoricamente, perché è quello più legato all'istinto e stimola determinate aree cerebrali legate anche all'emozione, quindi bypassa tutto ciò che è anche razionale, quindi effettivamente... Esatto, adesso non stiamo spiegando. Sì, no, non ci addentriamo, però volevo... Sì, quindi l'articolo è concentrato su questo. Ok, bellissimo. I tuoi naming sono tutti fighissimi, cioè dal primo all'ultimo, a partire proprio da fighissimo. Tu c'hai un profumo che si chiama fighissimo, tipo freschissimo... Boschissimo, eccetera, eccetera. Ho trovato la cosa divertentissima perché poi, quando, come tu sai benissimo, quando si registra un profumo, la rottura di palle è non trovare un profumo che ha già quel nome, quindi cioè, bisogna scervellarsi per trovare appunto un nome che sia nuovo, creativo, che corrisponda alla fragranza, che comunque abbia sia registrabile. Qui tu hai bypassato tutto praticamente, perché hai creato questi mélange di anche errori grammaticali o voluti. Comunque sia voluti. Ce ne vuoi parlare? Certo, nel senso che, allora, avendo, come ho detto prima, fatto marketing per 20 anni, ho detto voglio vedere se facendo il no marketing cosa succede, liberando la mia follia, ma allo stesso tempo cultura. Io mi sono ispirata ai futuristi. Infatti, benissimo. La cosa divertente, ogni popolo lo pronuncia in modo diverso, quindi è un modo come un altro per farmi ricordare e distinguere. Ricordo che un distributore italiano mi ha detto, la Sogliani, oltre a fare delle cose assurde, ha anche dei nomi impronunciabili e che non si ricordano. Dopo 3 anni ha fatto Paciulissimo. Ah, ecco. Il nome, chi conosce il settore sa già da dove arriva più o meno l'ispirazione, insomma. Esatto. Uno dei tanti copiatori. Ti è stato spesso appioppato positivamente il nome della imperatrice, regina dei gourmand, sostanzialmente, perché comunque tu in collezione hai anche tante fragranze gourmand. Adesso tra un po' inizieremo a snasare un po' qualcosina delle tue creazioni. Come ti trovi? Cioè, ti calza a pennello oppure preferisci magari che essere riconosciuta più come artista in generale? Allora, all'inizio ci ho giocato, tuttora mi fa piacere, però adesso continuo a giocare, infatti anche sull'etichetta, sulle confezioni metto l'etichetta con l'Aquino, Gourmand, eccetera, la corona, però stando coi piedi per terra io sono molto orgogliosa di me stessa, molto prima donna, e mi considero la queen dei profumi. La queen, decolliamo, bellissimo. E un like solo, anche solo per questo, cioè, e condividete il video. Ma posso spiegarti perché, allora, puoi, mi credo... Anche se a me basta così, comunque puoi. Nel senso che grazie ai maestri, grazie, secondo me, io dico sempre che le formule non le creo io, le crea qualcuno dall'alto. Sì. Quindi grazie, secondo me, alla passione, alla conoscenza, riesco a fare
cose veramente innovative, se vuoi molto visionarie, nel senso che molti dei miei profumi fatti 10 anni fa le persone li capiscono adesso. Dopo, certo. Quindi per questo mi considero la queen del profumo, mm-hmm. perché ho creato nuove tecniche, nuovi modi di formulare il profumo. Sì, 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 assolutamente. E oltretutto, noi quando ci sentimo circa 1 anno e mezzo fa, tu dicesti una roba che veramente mi catapultò in altri universi paralleli. Tipo, parlavamo di packaging e di profumi. Io, insomma, avevo fatto qualche osservazione su Stelle di Ghiaccio, che è una delle mie creazioni preferite che tu hai realizzato, come tante altre tra l'altro, però appunto facevo notare ai miei follower che magari poteva essere rivisto in alcuni punti il packaging. Ne parlammo io e te, tu mi dicesti questa frase tipo: io faccio profumi, non faccio soprammobili, che veramente mi ha decapitato, ho adorato, è stata una cosa veramente potente, perché comunque effettivamente ciò che conta è il profumo, ciò che conta comunque è anche la comunicazione, perché comunque nel tuo modo di essere pop, perché alla fine quello che tu fai è pop, esatto. pieno, anche a partire da questo PVC trasparente, tu non dai la cover in cartone con il velluto dentro, con questo e quell'altro, e il velluto dentro che sembra una bara, cioè non fai queste cose, no. Tu sei molto più light. Sai che il packaging ha un potere, il tuo potere è il potere della comunicazione popolare, secondo me, a mio avviso, quello che io dico. E effettivamente però c'è un lato della profumeria che ha pervertito questo punto di vista e ha iniziato a creare, cioè è più importante in alcuni casi il soprammobile che non il contenuto. Ora, cioè, evitando di parlare di tappi con i diamanti sopra e sculture che evocano delle aquilotte dorate, che vabbè, lasciamo il tempo che trovo. Cosa ne pensi però? È un po', cioè, siamo sullo stesso fil rouge di pensiero? O? Allora, la penso come te, nel senso che è giusto che il profumo abbia un'immagine che corrisponda a livello qualitativo mm-hmm. e comunicativo, ma anche introspettivo, a quello che contiene. Cioè l'esterno corrisponde all'interno. Io mi ricordo, quando ancora avevo la prima linea, ero andata da un buyer a Houston, e avevo ancora le prime prove del laboratorio del Bell'Antoine, della linea dedicata al teatro, ispirata al teatro, e lui mi ha detto: ti dico una cosa, i tuoi profumi non so fra quanto tempo avranno successo, però ricordati che quando un profumo è successo vuol dire che si vende e che il cliente lo riacquista. E quindi non è il collezionista che compra la boccetta. Non è una volta, ma è quindi, l'iter. Non no? spendere soldi sulle scatole se non quelle necessarie per il trasporto. Perché il cliente cosa fa? La prende e la butta via. Anche se, oppure se vuoi fare una scatola occasionale, come ricordo, colare, cioè, infatti sì. feci un centinaio di tirature, avevo fatto un cofanetto che era il teatro in piccolo, avevo bellissimo. Adesso magari su. Lo vediamo dopo, se mai. Quindi, e mi metto, fai un packaging che si ricordi, e poi tra l'altro adesso va di moda perché dover riempire la bottiglia per salvare l'ambiente. I miei sono sempre stati così. Refillable. Tutto refillable, senza la pompetta sì. si svita. Io ho fatto molti che mi compravano lo stesso prodotto una volta al mese. Ho detto: ascoltate, invece di comprare e mi rompete le scatole sì. una volta al mese, vi do un litro di profumo sì, e ve sì, lo sì. travasate. Questo sì. lo faccio. Poi è bello perché è più naif. Sì, sì, sì. Anche sì. perché io, come ben sai, siccome sono stata snobbata, adesso che sono conosciuti, i negozi mi vogliono, ma io dico: no, grazie. Io grande. E questa cosa del refillable, da quanto tempo lo facevi tu, più o meno? Perché adesso... Io, cioè, dal 2010. Pensa. Eri avanti, perché adesso lo fa Chanel, lo fa Armani, lo fa, non so, Welton, London, tutti i brand, comunque anche, sì, un po' del commerciale, ma anche la nicchia è arrivata a questo punto, quindi... Però molti fanno il refill, nel senso che devi passare dal negozio, dice, io lo spedisco. Diretto. Ok, ottimo. E snasiamo qualcosina, qua ne abbiamo preparate un po', non so se riusciremo a sentirle tutte, però sicuramente mi piacerebbe tantissimo. Scegli tu. Allora, parlerei della tua collezione legata al teatro.
Ok. Come nasce, come si è sviluppata e poi sentiamo qualche fragranza relativa. Allora, come nasce? Nasce perché parte a frequentare il teatro come utente. Lavoratrice anche, e, cioè sei stata anche, no? Ho fatto 10 anni la performer. E utente perché vai a vedere, cosa vai a vedere al teatro, opere o... Vado a vedere di tutto, l'importante è che siano cose nuove, perché se sono, valuto molto la regia nel teatro di prosa, perché ormai è gli attori, ma gli attori bravi non ce ne sono più. Quindi mi piace, perché siccome ho 63 anni, voglio, come dicevo prima, provare emozioni diverse, quindi cerco sempre l'alternativa, sì, la cosa alternativa. Però a volte mi, come sono, cos'è, 2 anni dopo il Covid, questo mi succede anche col cibo, vai anche a vedere un'opera fatta bene, regista bravissimo, perfetto, gli attori perfetti, però... È tutto troppo perfetto. Ma troppo già visto già per visto. Me. Quindi okay. Mi annoio. Ok. Come anche se vado in un ristorante stellato, voglio che mi presenti dei piatti innovativi, certo, devo provare delle emozioni nuove, certo, deve essere wow, una sorpresa. Certo. Se invece mi dà 300 euro le cose che mangiavo 10 anni fa, preferisco andare, è difficile da trovare, in una brava trattoria, mi faccio un bel piatto tradizionale, certo, sempre di qualità. Ottimo. E legato al teatro? Legato al teatro è il primo che ho considerato un capolavoro. Bell'Antonio. Bell'Antonio. Ora, Bell'Antonio è dedicato a mio padre perché si chiamava Antonio. Faccio un'altra parentesi, perché tu ci insegni che i tuoi nasi amici... importanti ti insegnarono che il profumo andrebbe sentito su materie prime, non materie prime, tessuti naturali, quindi il cotone, il lino e la canapa, e la cosa che più si avvicina sono queste veline. Bellissimo, molto chic tra l'altro da fare. Adesso, sai che molti usano il ventaglio, ma il ventaglio non va bene, è una tecnica che usiamo noi in laboratorio. Come ti dicevo prima, le prime lezioni vedevo in laboratorio che i maestri ogni tanto si pulivano il naso con il camice, dicevano, cioè... Sì, Bell'Antonio nasce come e come è composto? Allora, Bell'Antonio nasce, diciamo, per due motivazioni importanti. Una, io ho sempre, non sono una grande fumatrice, però ho imparato in America a fumare i sigari. E in Italia un amico di Bologna mi ha detto: prova a assaggiare questo toscano al caffè. Feci un piccolo incidente, volevo un giorno, adesso dopo una bella mangiata, eccetera, in inverno mi faccio un bel sigaro al secondo tiro, mi ha cominciato a girare la testa. E ho detto, mi faccio un profumo che sappia di tabacco, di e, tabacco caffè. E caffè. Quindi il tabacco è un tabacco, il Kentucky, quello che si usa per fare anche, per fumare la pipa, sì, quindi un tabacco dolce. Dolce. E io l'ho messo in contrasto col caffè, come è nel caffè amaro, come è nel sigaro, ma mentre lo fumavo mi è apparsa davanti a me l'immagine di quando da bambina, con papà o la nonna, andavo a teatro, a Reggio, al Teatro Lirico di Parma, dove eravamo in attesa, nel foyer, in attesa di fare il biglietto, c'erano le persone eleganti, vestite, e fumavano il sigaro o la pipa. E in lontananza si sentiva il profumo del caffè che usciva dal bar. Però siccome io bevo il caffè tassativamente amaro... Anche io, non per metto me, zucchero. Quindi questo, lì, detto da maestri che... non sono i miei maestri che mi hanno insegnato a fare i profumi, è considerato un capolavoro. Ottimo, è bellissimo. Perché sì, è bellissimo. Io, ma perché dite che è così? Perché di solito quando io dico che c'è il tabacco dolce, senti il tabacco dolce e non è... Non è troppo invasivo, cioè non è una... La parte è troppo invasivo, non è, non volevo dire, contaminato, inquinato dall'altra sostanza. Sì. Cioè, i miei profumi si mescolano insieme e senti un odore nuovo che si crea in modo omogeneo. Però poi puoi sentire il tabacco da solo, poi puoi sentire il caffè da solo. Ma questo perché? Perché anche quello è come quello che il nostro cervello ha memorizzato. Certo. Ognuno di noi per riconoscere. Esatto. Sì, sì, sì. Bell'Antonio, quindi l'ho dedicato a mio padre, non ha niente a che fare con il film, eccetera, famosi. Top, bellissimo. Però è una cosa che... Ed era già comunque un bel gourmand, quasi. Cioè, nel senso, avevi già intrapreso più o meno la strada del...
Ma in contemporanea è nata la prima linea ispirata al cibo che si chiama Profumo, Gusto e Libertà. Qui tu dici che è gourmand perché ci sono... No, un po' di caffè, un po' di caffè. Odore alimentare. Sì, un pochino, no, ma in realtà è... Cioè non è che una vera e propria famiglia olfattiva non è inseribile, però si avverte, no? Hai giusto? Detto una cosa giusta. I miei profumi, diciamo quasi tutti, non sono classificabili nella ruota tradizionale delle famiglie, perché... Vanno oltre. Involontariamente, anche quando non lo voglio fare, io sono bastion contraria, quindi vado, faccio quello che piace a me. Poi c'è un segreto che tante volte nei miei profumi non c'è la materia prima che dico, ma c'è la ricostruzione, ma sempre con materie prime naturali. Sì, sì, i sì. I miei profumi hanno 90% di materie prime naturali fissate con a volte dei prodotti di sintesi. Fortissimo. Orgasmo. Andiamo subito con questo. Quando nacque? Allora, l'orgasmo è nato, secondo me, magari l'anno preciso. Più o meno, sì. Più o meno. Me posso spruzzarli perché non so se sono nuovi, non vorrei che... No, spruzza pure. Okay. Però un'altra cosa, questo saltiamo dei pali in frasca. No, spruzzo pure. Okay. Sai che il profumo andrebbe come spruzzato, se siamo all'interno, su questa barra finta mouillette, andrebbe spruzzato all'aperto, all'esterno, a fare la nuvola e passarsi dentro. E questo io l'ho infatti molto molto consigliato in alcuni miei video, cioè fare la nuvola e passarci dentro. Poi parleremo anche di influencer ignoranti prima o poi che dicono che è una cagata fare una roba del genere. Cosa diresti a queste persone? Che andassero a vagare la terra. Decollo! Grande. Mandarle anche a scuola di profumeria. Gente senza lauree, tra l'altro, che lo dice. No, cioè, almeno una lauretta ce la dovrebbero avere per esprimersi, no? A parte lauretta, esperienza. Esperienza! Perché uno può farsi, anche senza laureato, fa 20 anni di esperienza. Per carità, la vita insegna, esatto. Ma questa gente qua, secondo me, non ha cervello. Sì. Quindi è inutile che li mandiamo a scuola. Infatti. Dovrebbero andare a fare Madonna un altro santa, mestiere. Questo è mandorlo. Ora, questo profumo nasce, infatti stavo pensando a rispondere alla tua data. Scusami se ti ho interrotto, mi ha rapito. Secondo me questo qui nasce nel 2009, 2009-2010, perché come allora, il nome orgasmo non ha niente a che fare con il sesso. L'orgasmo per me deriva dal latino, dal greco, è l'apice del piacere. Infatti. Che tu lo puoi ottenere guardando un film, chiacchierando con degli amici. Concordo. Passeggiando. Beatitudine, tradotta, diciamo. Sì. Ananda in sanscrito, ecco. Esatto. E poi, siccome ho messo la mia faccia, perché si deve fare. Perché sa di latte di mandorla, sa di amaretto, sa di mandorla. È una mandorla dolce e portabile. Perché mi trovavo, io adoro la Sicilia, molti miei profumi sono stati ispirati in Sicilia e concepiti in Sicilia. La mandorla, allora, regina. Io amo tante cose, però eravamo in spiaggia vicino a Palermo e mi dice: dai, andiamo a fare un break, andiamo a bere un caffè. Ora arriviamo al destra della spiaggia, tu cosa prendi? Latte di mandorla. Io ho detto: il latte di mandorla a me non piace, però mi sembrava maleducato. Tutti prendono latte di mandorla, sono ospite. L'ho preso con il caffè, fulminata da questo odore, questo sapore, questo sarà il mio prossimo profumo. E infatti c'è un taccio di caffè, pazzesco. Poi feci orgasmo e mente, orgasmo del somino, però sono più particolari. Questo qui proprio è come nato. Questo non lo senti mai, pardon, è la prima volta che lo sento, è splendido, è una cosa pazzesca, è un gourmand pazzesco, mega mega attuale tra l'altro. E andai a sentirli praticamente quasi tutti i tuoi profumi da Cristina, che salutiamo, da Essenze Amore. Ciao Cri, ti abbiamo tradito. Ti abbiamo... La salutiamo. E ecco, parlando anche di dove sei distribuita in Italia, ne vuoi parlare? Ti fa piacere? Ora, Cristina è l'unica che ha creduto in me da sempre e quella che ha i miei profumi. All'inizio avevamo, grazie a un ex distributore che non c'è più, perché appunto gli americani venivano in Italia e mi dicevano: in Italia non ti conosce nessuno. Dicevo, è un paese di caproni, prima mi hanno convinto a trovare un distributore. Ho avuto due esperienze stranegative. Perché mi dicevano: fa dei profumi importabili, perché uno pensa... Non ne capiscono un cacchio, posso dire, spesso, non tutti. Pensa, cioè adesso carità, tutti fanno i profumi ispirati al cibo dolce. Sì. Io mi preferirei essere definito profumi gourmet, perché poi li vediamo. Io profumi ispirati al cibo, ma salati. Come sei, diciamo, distribuita? Allora, le avevamo dato 10 profumerie di vera nicchia, e dicono tutti...
Ah no, è puerile perché il flacone è colorato, bisogna vedere il colore del profumo. Dopo 3 anni hanno fatto i profumi degli americani colorati, allora andava bene. Ah, fa il profumo che puzza di cucina, come... cioè adesso fanno i gourmand e tutti vanno bene. E infatti, arrivanti. Paghi lo scotto di essere visionario. Quindi in Italia sono presente per volontà in pochissime profumerie. Adesso lo sto dando, sto decidendo quale profumo di darle, non per il gusto Di dire di di no. dire sono presente in tante Ah, profumerie, di dire di sì. perché via internet non abbiamo più bisogno delle profumerie. Assolutamente. Amati, profumi, io dico c'è posto per tutti, però certi devono andare a vendere alla saga della porchetta. Assolutamente. Oppure tornare a fare quello che facevano prima, probabilmente, di fare profumi. Ma questi Che sono facevano le dettagli. zoccole. Possibile. Questo sarà, penso, questo cut è l'intro dell'intervista. Stupendo. Divina, divina. E Miss Tranchant a questo punto la sentiamo insieme. Miss Tranchant, perché tu sei Tranchant nei tuoi giudizi, nel tuo modo di essere? Ti definisci così o ti definiscono così? Mi hanno definito così un mio carissimo amico cuoco, Mauro Ugliassi. Grande, Senigallia, il Sì. ristorante migliore d'Italia, diciamo uno dei ristoranti migliori Sì, il d'Italia, migliore adesso, d'Italia del mondo. è un altro che a me non piace. Non ti piace? Vabbè. Io sono vegetariano, non mangio pesce, però lo dico per fare, No, insomma, no. essendo marchigiano, ho sempre amato aiutare i marchigiani in generale. Poi a volte me ne sono pentito, ma va bene No, così. non parlo del cuoco migliore d'Italia, del mondo, in italiano che a me non piace, questo che intendevo. Ah, che È un paese, è sì. Modena? Non No. facciamo Non nomi. facciamo nomi? Mettiamo un beep sopra quello detto. Allora, Miss Tranchant, ma tu però sei molto. Allora, tu sei, si può dire che tu sei cancro cuspide leone Sì. come me, che abbiamo scoperto ieri sta cosa astrale e divina. Ti reputi una persona dolce o no? Allora, io sono dolce e Sensibile. tenerone, sensibile tantissimo. E la Cancro. sensibilità, non ho detto che tu sia una persona dolce, perché la sensibilità ti porta a essere Anche anche aggressivo, cioè aggressiva, perché può autodifesa. essere, esatto, hai paura dell'opinione altrui, oppure sei debole, sei Sì, fragile. sì. Spesso i creativi sono fragili. Ora, Miss Tranchant, Miss Tranchant mi è stato dato come definizione da questo mio amico, Baro Ugliassi, che dice sempre che sono tagliente perché delle volte mi dice, quando parliamo di piatti, di persone, do dei giudizi precisi e glieli do in modo diretto davanti alla persona. Quindi, e lui dice sempre che Sei un po' uno specchio, in un certo. sono uno Fai da specchio. specchio. E non tutte le persone hanno l'intelligenza Di di capire. capire e si offendono. E lui dice che mi chiama tagliente perché faccio fatica a cambiare opinione e parere su quello, sul giudizio, parere su un piatto, su una persona, su qualsiasi cosa. E Burre ostriche. aspetta, Miss, perché prima donna, e perché lui dice in privato, mi chiamo il dice che sono terribili dal cuore tenero. Sì, figo. Ora, lui ha tanti piatti che mi hanno emozionato. Quando è che un piatto mi emoziona? Quando comincio a lacrimare. Questo è potente. Allora, lui quando adesso ha cambiato, però come aperitivo ti offre del burro, Burro e ostriche. questo qui è burro mantecato nell'ostrica. Quindi è un burro dolce, perché il burro è crème fraîche francese, dolce, quindi non lo possiamo definire gourmand, perché poi arriva la salinità del pesce. E l'ostrica sappiamo che vive anche nel fango e sotto la Sì, sotto sabbia, la sabbia. quindi non è... Come il lotto che vive sul fango, per dire, cioè una. Esatto. Quindi senti l'odore dell'alga ossidata, tipo il bagno Sì, dello sugo spot. Un d'estate. po' dirty, diciamo. Sì, infatti, perché ti accennavo prima che la giornalista americana che sa di vagina dopo aver fatto sesso. Non vorrei dire che non ho molta esperienza, però non ho molta esperienza in ambito, però mi fido. No. Che odore ha, dice l'altro sesso? Ah beh, oddio, Vediamo se adesso ha un qui. profumo che può Ma sapere. corporale, io allora, cioè, effettivamente nell'ambito animalico, ecco, credo che l'ambito maschile a livello,
di parti basse, tra virgolette, sia più legato al lato animalico, e invece probabilmente il lato femminile è più legato anche a note gourmet o comunque sia note saline, non so, ma bisognerebbe farci... Ma secondo me è una cosa soggettiva. Soggettiva, può essere, può essere. Comunque è bellissimo, adoro, è veramente stupendo. Lo sentii questo, me lo ricordavo, me lo ricordavo. E non è un marino, non è un gourmand, però può piacere sia a chi acquista dei marini, sia a chi acquista dei gourmand, credo. E sì, perché, come dicevamo prima, non riesci a inserirlo in una famiglia più precisa. E mi ricollego a una cosa che ho visto sul tuo sito web, che vi invito ad andare a vedere, poi ve lo metto in sovraimpressione. Sì, perché è fatto... Sì, sì. Sì, sì, c'era una sezione dove c'è tipo la tua passione, c'è Hilde e il mare. Ci sei tu con tante fotografie artistiche al mare. Tu non hai quasi nessun marino in collezione, giusto? Dico bene? C'è Acquissima. Acquissima. Acquissima, che è stato fatto nel 2008 nella linea dove c'è Profumo, Gusto e Libertà. Questa qui l'ispirazione arriva da un piatto gustato in un ristorante a Milano, che era un polipo semicotto al vapore, servito in una gelatina al tè verde, e dentro c'erano dei petali di fiori di gelsomino. Che già dalla descrizione 3 stelle Michelin mi hai fatto già venire voglia di provarlo, e che comunque non lo ricollego ai cosiddetti profumi marini che adesso si vendono. Ormai da 3 anni c'è stato questo boom di profumi legati al mare, dove però fatti di calone, molto spesso è calone spinto più qualche roba tipo alcuni, diciamo, che sicuramente hanno appeal sul pubblico, perché richiamano effettivamente l'odore del mare, però manca tutto il resto, a volte, non sempre, no? Non per offendere i profumi mare, marini. Che per me è un mare finto, nauseante. Sì, io che amo il mare, amo nuotare, cioè... Dico una cosa. L'altra cosa, che adesso va di moda, questi sì. Profumi. Cioè, per me il profumo che lascia, il profumo è intimo, e il profumo che lascia la sia, per me è... Vuol dire, prima di tutto non è detto che sia un profumo fatto bene. Sacrosanto. E poi sei maleducato. Sacrosanto. Perché se io, questa è una mia politica, io e vari alcuni miei amici content creator, che stiamo molto spingendo su questo, cioè su invitare le persone a scegliere il profumo per star bene con se stesse, perché il profumo è una cosa intima, è una cosa che uno porta per sé. Il profumo è una medicina, è una terapia. È una terapia, una medicina, e fa bene a noi e a chi ci sta intorno, ma non deve infastidire, non deve essere volgare, non deve essere che quando io vado a un ristorante c'ho quello a fianco anche a me. Anche se cammini per strada, cioè tu devi avere, se vivi in società, devi avere rispetto degli altri. Esatto, concordo. Quindi sempre attenti ai tipi di acquisti che si fanno, e non è detto che il profumo da scia sia un profumo fatto bene, anzi è il contrario. Forse è il contrario. Beh, già ti ho fatto un bel po' di domande. No? C'è un profumo che mi hai detto che volevi sentire, che è la fragola salata. Sì, bravissima. Che è, allora, parliamo di fragola salata. E ti hanno fatto quel quadro dedicato, no? Sì. Questo quadro l'ha fatto un artista che è una tua amica, lo possiamo dire? Possiamo dire il nome? Sì, si chiama Giorgia, il cognome non vorrei pronunciarlo, ma comunque possiamo dire anche dove lavora, di cosa si occupa. Sì. È la social media designer da Clementi Profumi. Ah, ok, conosco. Sì, sì, sì. E lei, mi ricordo che mi ha chiamato, sì, più o meno un anno fa, mi ha detto: voglio parlarle perché grazie al suo profumo Fragola Salata io ho iniziato a approcciare il mondo della profumeria di nicchia. Wow, ce l'abbiamo qua. E allora Fragola Salata nasce anche questa nel 2008. Andrei a pronunciare Fragola Salata. Fragola Salata, ok. E anche lei, tutti mi dicono che fa sesso. Cioè, che non, io direi che più che fa sesso, i miei profumi sono erotici. Vediamo. Siccome questa ragazza, tra le varie cose, dipinge, fa anche fumetti, per tanti anni ha fatto fumetti erotici, io ho detto, ti voglio fare un regalo, fammi un quadro dove
tu rappresenti in modo erotico il profumo che ti ha portato a scoprire la nicchia. Mi ha regalato questo profumo per il mio compleanno, adesso me ne dovrà fare degli altri. È super frizzante, super energetico, super uplifting. A me personalmente non sa di sesso, cioè non mi... Non ha sesso, ma, nel senso, secondo cioè, me... Di energia, di voglia di fare le cose. I Miss Tranchant dicono sesso perché proprio si riferiscono all'atto sessuale. Ah. Questo qui... Magari dicono che fa sesso perché è sensuale. È belli, è cattura. Belli, cattura. Sì. Magnetico, sì. E poi quello che mi dico è che i miei profumi sono funny. Sì. Non sono mai tristi, sono allegri. Pop, funny, frizzanti. Unici. Adesso mi gaso. Sì, beh, è giusto, siamo qui per questo anche. Non ho mai guardato troppo in camera perché c'è questo figo qua di fianco. Adoro. Grazie, Ilde. Bello, adoro, bellissimo, bellissimo. Ti vedo un po' emozionato parlare con me. Vabbè, sono un po' in soggezione. Io sempre, quando intervisto comunque delle persone, degli artisti... No, ma io sono una persona tranquilla. Il punto della scia. Prego, bevi anche Ilde. Il concetto di scia io spesso lo definisco così, non sempre, perché è vero che la collezione di profumi è un po' come un armadio dove mettere tanti vestiti, tante tipologie di profumi, quindi ci sta anche il profumo da scia, per carità, è una cosa divertente. Ma poi c'è anche questa malattia mentale nell'acquirente all'oggi, che è stata instillata non si sa come, non si sa perché, di questa cavolo di cosa che si chiama persistenza. Cioè c'è una fascia di mercato di persone che se il profumo non gli dura 18-20 ore e loro non lo comprano. Cioè tu quando acquisti un profumo acquisti un'emozione, non acquisti il fatto che ti debba durare 20 ore. Ma ti sorge il dubbio che questa gente qua non si lavi neanche. Ecco. Allora, sì, diciamo, ci faccio anche un po' di ironia pure io nei miei video su questa cosa, perché comunque se dura 6-7 ore, poi uno, voglio dire, una doccia se la farà al giorno, no? Cioè, Secondo me, io sgrido anche dei miei fan, allora, un profumo può durare anche 6 giorni se lo metti su un abito, sulla stoffa. Sì. Quello lì è un conto. Ma se tu lo metti sulla pelle... Io vedo anche i miei, dipende se è un profumo, se è un estratto, se c'è più concentrazione, cioè, ma non è detto, dipende dalle materie prime che usi. Sì. Perché puoi usare anche quintali di materie prime che hanno per la loro caratteristica una volatilità veloce, tu te ne puoi mettere quintali eccetera sulla pelle che dopo anche mezz'ora svanisce. Ma non è detto che non sia un profumo buono. Questo qui ho fatto la battuta, certo. Però mi sorge il dubbio, ma perché hanno la necessità, cioè, o sono con le pezze nel culo che dici devo compro il profumo che costa ma deve durare perché devo, con pochi spruzzi mi deve durare a me e quindi mi rifaccio del prezzo. Quindi sono, secondo me, persone analfabeta, sì, a livello sociale. Sì. Io dico sempre, chi vuole un profumo persistente è ignorante come una talpa. Ha le pezze nel culo. Adoro. E dovremmo mandarle in un paese su Marte. Può essere, sì. Poi vabbè, ci sta anche qui, cioè... Anche la tipologia del profumo molto persistente può far parte di una collezione, ma non deve essere solo quello, no? Il core o comunque il target di quando uno allora, acquista. Ti parlo del mio profumo, il primo che ho fatto, che è il Tulipano Rosso, che è un profumo concettuale, sì, dove non c'è nessun fiore. Era nato in Sicilia perché ero all'isola di Vulcano, mi sono addormentata e quando mi sono svegliata ho realizzato che avevo sognato che ero in un vialetto tulipani rossi e gialli. Sì, ho detto, però sono in Sicilia... Devo riportare il odore della Sicilia. Bellissimo. E sai che lì sul Vulcano c'è la pozzana di zolfo. Io volevo mettere lo zolfo, cioè metti un profumo che puzza. Sì, di sterco. E altra cosa interessantissima da chiederti. Posso interromperti? Tutto, vai. Parliamo di stalle. Il mio sogno è invitare in una stalla vera. Sì. Di questi influencer, giornalisti, sì, eccetera, che sono tutti fighetti, sì, quelli, diciamo, pezzi nel culo che si, sì, fanno pagare, sì, sì, anche la bottiglia d'acqua. Che mi copiano anche, tanto, i foulard, anche i foulard sono arrivati a copiarmi, dopo gli anelli, che non sapevano manco cos'era un anello questi, ma va bene, lasciamo così. Tu parli con le pochette, non sapevano cos'era una pochette. Parli con una che è stracopiata. Infatti volevo collegarmi anche a questo. L'elenco.
Adesso mi hai fatto perdere il filo del discorso. Perdonami, volevi invitarli in una stalla? In una stalla, e siccome sei stata la prima a fare i profumi base di latte, sì. Ho cominciato a fare i profumi base, che qualcuno dentro al teatro nel 2012, crema di latte, sì. E sa veramente di... No, qui abbiamo latte freddo, crema di latte, eccolo lì, vado, crema di latte. Crema di latte è stato il primo che ho fatto, ed è l'odore del latte... Quando tu prendi il latte e lo fai bollire nel tegamino. E mi ricordo la nonna, quando c'era ancora la stufa a legna, con quelle stufe di zinco, eccetera. Cioè questo io me lo è allucinante, è un gourmand allucinante. Da iper acquolina in bocca, e poi è proprio pieno, cioè tutta la sua sfaccettatura riempie proprio, perché alcuni gourmand certo arrivano ad avere quella... Sono stucchevoli. Sì, questo viene voglia proprio di mangiare... Ti bloccano lo stomaco. Sì. E questo poi senti, questo odore leggermente di caramello, perché sì. Sai quando si forma la prima panna, sì. Quando ancora non c'è la crema del latte, lo zucchero che si caramellizza, eccetera, eccetera. Stupendo. Volevo sapere il tuo mega ultra best seller, se ti fa piacere dirlo. Allora, lì si fa fatica a fare una classifica precisa, perché ci sono gli storici, il tulipano rosso ormai va vita da sole, okay. Però pari merito abbiamo crema di latte, fragola salata, crema di latte, mistranchon, ti parlo gli ultimi 2 anni. Boom. Come l'acqua, wow. O come il pane, è impressionante. Vedi. E ecco, cosa ne pensi di questo boom della profumeria artistica negli ultimi 2-3 anni, anche dovuti comunque a canali YouTube che parlano esclusivamente di questa tematica, del quale io sono stato il primo in Italia, lo ricordiamo, a creare... YouTube, dici? Io sono stato il primo su YouTube Italia ad avere questo canale, primo. Poi mi rompono le palle perché dici sempre la stessa cosa. Lo dico perché... No, giusto, secondo me, far valere i propri diritti. Esatto. Poi non raccontiamo... Tutto il resto è plagio, quando non mi citano. Idem per te. Non raccontiamo... Sì, infatti siamo copiati. Il mio profumo bellissimo. Più copiato... Adesso tutti dicono che assomiglia a biancolatte. È biancolatte che assomiglia... No, non assomiglia per niente. No, però vorrebbe assomigliare perché a crema di latte. Pensa, la gente quanto è stupida, perché vedi, ne parlavamo prima del Nemi, cioè il nome sì. Già influenza l'acquisto, perché bianco latte, non pensa che ci sia dentro il bianco latte, che poi anche lì è copiato da un'altra, cioè questo di cui adesso se ne parla tanto, è una copia di un altro bianco latte uscito pochi anni dopo del mio. Quello di Zero Molecole? Esatto. Ecco. Il nome è nato prima, quello di Zero Molecole. Non so poi... se uno è scritto attaccato e le parole sono separate. Però, sì, però bianco latte di questo che adesso va di moda, di latte non c'è niente. Sì. Sa di... è una vaniglia molto cocco. Tornando a questa ditta che mi ha copiato, grazie a un'altra persona, ho scoperto che mi ha copiato un altro profumo. Io ho fatto un profumo... che essendo di Parma è famosa per la violetta, sì. Siccome torniamo al discorso del food, a Parma si usava mangiare dopo, gustare dopo il caffè, il petto della violetta caramellizzato. Io ho fatto la violetta zuccherata. Adesso bellissima. C'è la violetta sullo scaffale, eccetera. Ma prima è stata una novità, passi. E adesso questa azienda mi hanno detto che ha fatto anche lei la violetta zuccherata. Cioè, quindi mi copiano, cioè, mi hanno copiato il latte. Crema di latte? Crema di latte ci ha provato, ma... Ci ha provato, ma non c'è riuscita. Non c'entra niente. Il profumo alla violetta. È un profumo alla violetta. Ok. Dopo te lo tiro fuori, te lo faccio. Ultimissime domande. Perché io avrei tante altre domande e tornerei a trovarti, magari chissà, in primavera con il drone, e continueremo poi in un altro episodio. In primavera escono delle cose strane che tu prima ne hai sentita una e ti è rimasto scioccato. Sì, cioè in realtà mi ha proprio spanato il naso, cioè ho messo il naso nel flacone, è stata un'esperienza mistica. Ma... ancora qualche domandina te la voglio fare, poi salutiamo gli ascoltatori, ma un paio di domande te le devo fare. C'è un naso che apprezzi più di tutti, che vuoi dire? 1, 2, 3? Jean-Claude Léna. Jean-Claude Léna. Per me la sua effimeria classica è fantastico. Ne vuoi più di un altro? Altri 2, dai.
Beh, mio maestro Enrico Scartezzini. Scartezzini. E vorrei citare uno giovane, ma uno difficile, giovane... Però. Io cercavo di... Proviamo magari insieme. Poi adesso anche ci sono pochissime donne. Un altro naso, magari... Vabbè, se no due, ne bastano due. E invece ce n'è uno che ti sta sulle palle. Si può dire, perché non è né calunnia né diffamazione. Se c'è, cioè se è uno che proprio dici, madonna, non ti posso vedere. Ma ci sono... Non si può dire. Allora, sono 11 quelli sono che dici. Sono 11 in brand... non voglio fare nomi perché non voglio essere... Ma poi perché dobbiamo fare pubblicità? No, infatti. A chi fa un mestiere che non è il mio. Il suo, che esatto. Non considero nato. I miei maestri hanno fatto 40 anni, hanno fatto le scuole. Adesso anche qui stanno nascendo tutte queste scuole qua che vediamo. Sì. Si fanno 3 settimane, 3 giorni di corsi. E già diventano nasi. Sono nasi. Queste persone che sono 40 anni, che fanno profumi, ma profumi, si considerano degli allievi. Ecco, una persona che vorrei conoscere, non ho mai conosciuto, e secondo me è molto bravo, però anche questo è un uomo ormai, anche lui, di una certa esperienza, è Morillas. Ah, ecco, uno che non sopporto, sì, non facciamo nomi, ma si capisce da quello che sto dicendo, è quello che è famoso, perché dice che ha il primo profumo gourmand, adesso ha la sua linea. Ah. Oddio, chi è? Aspetta. Mi sta copiando un maestro come lui. Non lo diciamo. Non me lo aspettavo, però ha creato una linea da 3-4 anni. Comunque, vabbè, poi... me lo dice a telecamere spente, vediamo. Possiamo fare la lista di quelli che dei profumi che mi hanno copiato velocemente? Vabbè, ma penso... Quasi, insomma, allora, al di là che i tuoi rimangono incopiabili, secondo me, perché la formula è... Io direi, se fossi fonte di ispirazione sarebbe un orgoglio e ne sarei felice. Quando mi copiano, sì. C'è cioè, crema di latte, non ce la possono fare. Bell'Antonio sta cominciando adesso, ma anche lì fuori di te. Ah, poi io non vado alle fiere, perché mi rifiuto di vedere delle schifezze, mi hanno copiato Steck, però ho le spie. Cioè ho fatto questo qui, parlavamo del teatro, sai che una volta la leggenda dice che quando un cantante lì costonasse, dal logione buttavano i pomodori. Io ho fatto questo profumo, si chiama Stecca, che sa di foglie di pomodoro. Geniale, bellissimo. E quest'anno mi hanno detto che in fiera Exxons c'era uno che ha fatto un flacone megalattico con un tappo in forma di pomodoro dorato, dicendo che è il primo profumo che sapeva di foglie di pomodoro. Oh, capirai, ne conosco un altro già comunque sfigato. Sì, beh, sì, poi ci sono, insomma, che... E poi parliamo di quelli alla ciliegia. Io ho fatto la prima ciliegia nel 2012. Dai, questa me la voglio dell'ultima. È una tira l'altra, la devo sentire per forza. Io adesso li frego perché a gennaio ne faccio uscire un'altra che... Che spettina tutti. Beh, bellissimo. Un po' lipstick. Cioè, mi dà idea di cosmetico, no? Un po' lì proprio, cioè... L'idea è il liquore di ciliegia. Mm-hmm. Lo sherry. Ma lo trovo anche un po' burro cacaoso, cioè cremoso, ecco. Forse perché usi dei burri cacao che sono di ciliegia. Forse di notte, sì, di sera. Ti posso fare una domanda, visto che parli di notte, pure. Tu non spruzzi mai sulle lenzuole, sui cuscini, sì. I profumi? Sì, sì, sì. Che profumi... Vuoi sapere quelli che spruzzo a volte? Sì. No, ti vergogno, no, non te lo posso dire. Uno è un profumo commerciale che è legato alla mia adolescenza. Ma non vuol dire. Vedi, ecco, qui è importante. E mi fa entrare in un altro aggancio. Noi inconsciamente usiamo, quando dobbiamo decidere quale profumo indossare per sempre, e non so, devi andare su un'isola deserta, ti puoi portare solo un profumo, ti porti sempre quello che ti ricorda l'infanzia. Sì. Può essere, perché sì. C'è anche il boom del latte, per quello è stato il primo profumo che noi quello è il primo piacere, è il nostro primo orgasmo in un certo senso, umano, no? Lo diceva anche Leonardo Opali questa cosa. Quindi, il profumo del latte della mamma o la pelle? Sì, dice che bella la vita, no? Diceva proprio Opali, faceva questa citazione nell'ambito del lattonico, di queste note. Fantastico, benissimo. Hilde, dovevamo fare un brindisi prima che mi scadano tutte le batterie qua, che anche noi abbiamo dei limiti tecnici. Chiediamo aiuto. Tu so che di mestiere, di professione, fai un'altra cosa. Sì, io sono baritono lirico.
canto nei teatri. Cosa canti? Io sono baritono, allora, un po' di tutto. Sono partito da Mozart, Rossini, adesso sto arrivando a Verdi, al Verdi, quello un po' più serio. Da Parmigiana, Verdi, geni, Parma tanti geni, Verdi, Toscanini, Bob Bortolucci. Sì. Adesso c'è un altro genio che è nato a Parma, c'est moi. Divina, divina, bellissima. Tu sei nata a Parma proprio? Ma io sono nata in questo paese. Che siamo, dove siamo adesso? Adesso Boretto, un'altra casa. Questo, e perché il papà era reggiano, dico che sono bastardo come parmigiano reggiano, che la mamma parmigiano e papà reggiano. Bellissimo. Però sono cresciuto a Parma perché anche a livello diciamo geografico siamo più verso Parma. Poi, essendo la mamma di Parma, sono cresciuta di più con la famiglia della nonna. Benissimo. Però, non ti ho mai sentito cantare. Ti canterò qualcosa. Introduciamo il mio agente lirico che era qua, che mi ha fatto un po' da supporto tecnico un po' per tutto questo. Allora, Brindisi, a noi, a te, alla tua arte, al profumo e a... Proponi tu qualcosa? Io ti ho chiesto se cantavi un pezzo. Cosa c'è? Beh, di Verdi, visto no, che siamo nelle zone parmigiane. Stiamo brindando. Ma libiamo, però, no. Sì, non è molto da baritono. Facciamo che non si fa cin cin. Ma? Ma? Buon appetito. Buon appetito, ok. Poi mi spieghi cosa senti come odore, come gusto. È corretto? Cioè, no, è uno champagne nostro questo. Allora, questo qua... A parte che c'ha un friccichio pazzesco. Allora, tu sai che lo champagne nasce in Italia, che invece ci hanno copiato. Questo è uno champagne millesimato che fa un professore di fisica pazzo della bassa modenese. Quindi ha usato le uve del Labrusco, del Sorbara, okay, per fare lo champagne. Infatti si sente questo lato acidulo, amaro dietro, no? C'è un po' di lievito, un pochino, sì. Adesso mi metto a fare anche il sommelier. Allora, i lieviti ci sono in tutti. I champagne. Sì. Però ci sono quelli naturali. Questo qui, ma guarda la cosa... Le couleur. No, le bollicine. Sì, è molto esplosivo, come i tuoi profumi anche. Cioè, è molto frizzante. Bellissimo. E si può fare pubblicità a questo produttore? Chi è? Allora, lui è il signor Valentini, è un signore pazzo, pericoloso. Adoro. È un professore di fisica anziano e questo qui di solito lo dà solo agli amici. Adesso, no, sta iniziando a vendere. Il marito della figlia, si chiama Genaro, giusto? Mm-hmm. Penso di sì. Infatti, poi se vuoi vedere questa bottiglia amici, che ha fatto per gli amici, dove non c'è l'etichetta, c'è soltanto scritto con il pennarello l'annata. Ah, oh, ok, bellissimo. E non li vende però, non c'è un sito web dove... No, acquisti. Ancora no, però se vuoi... Presto, sì, io sì. Io infatti sì. Mi collego perché... Ah, Lambrusque. Io ho fatto un profumo che si chiama, ecco, Lambrusque. Sentiamolo. E il mio profumo preferito... Ultimissimo. Il mio Lambrusque è, ci siamo. È di Sorbara. Però non hai cantato. Ti posso cantare a richiesta, dimmi tu. Abbiamo un duetto di Rigoletto col basso o... Quello che ti... Per salutarmi, che cosa, in che modo mi saluteresti cantando? Toreador di Carmen. Ah beh sì, votre toast. Che non è votre toast, come dicono molti baritoni, ma è votre toast. Votre toche bevu le rendre, seigneur, seigneur, car avec les soldats. Oui, les toreros peuvent s'entendre, pour plaisir, les combats. Eccetera, eccetera. Ovviamente a freddo, torero. Ma per te non potevo non farlo. Toreador. Applausi. Benissimo, noi ci siamo. Allora, un saluto a tutti i miei ascoltatori, i nasodanini. Io le saluto essendo alcolizzata. Adoro. Cin cin, un grande brindisi con il De Soliani, ospite di Nasodani. Grazie ancora e ci vediamo presto. Presto, quando vuoi. Questo, se mi permetti, io lo dedico a tutti quelli che non capiscono un cazzo di profumo. Love, esatto, adoro. Cin cin.
alla cultura e alla bellezza e alla poesia, che salverà il mondo, o almeno speriamo. La speranza è l'ultima a morire. Noi stessi. Almeno noi stessi sicuramente, il mondo vedremo quello che si meriterà. Grazie Ilde, un abbraccio, ciao a tutti. Io bevo. Ciao, 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 ciao.